Parlando, in corso una contestazione al Partito Democratico da parte del gruppo dei Caric, che insomma è contro la NATO, è contro l'Occidente. È in corso una contestazione abbastanza accesa. A Cuperlo, per esempio, è stato detto servo della NATO. Ma guardi, io non lo so, se così fosse penso che sia un grave errore e che queste cose il 25 aprile non servono e più in generale non servono mai. Anche quando ci sono opinioni diverse dobbiamo sempre cercare l'unità, evitare che su un singolo fatto, anche su tanti singoli fatti, si perda la bussola di una prospettiva unitaria, perché non può che essere comune l'obiettivo della pace in una situazione così grave come quella che sta attraversando l'Ucraina, l'Europa e anche il nostro paese. Ma neppure per la lontana anticamera del cervello, non vedo per quale motivo avrei dovuto dimettermi. Abbiamo fatto un congresso, questo congresso ha approvato, diciamo, quasi all'unanimità una relazione delle conclusioni, un documento congressuale in cui mi ritrovo totalmente, quindi non vedo per quale motivo avrei dovuto dimettermi. Va distinta una critica alle nostre posizioni, con cui si può discutere, perché se lei mi critica perché ha un'opinione diversa, io discuto con lei. Va distinto questo da un assalto mediatico senza precedenti, del tutto immotivato, che francamente è un fatto nuovo, diciamo così, nella storia della comunicazione italiana. Questo è un fatto preoccupante non tanto per noi o per me stesso, quanto perché c'è il rischio di una militarizzazione del dibattito pubblico, che è esattamente il contrario di quello che ci vuole in questo momento, quando bisogna mantenere il cuore caldo, perché la guerra non è uno scherzo, ma la mente fredda, e quindi bisogna ragionare con calma e con serenità per capire quali sono le vie più opportune per uscire da questo disastro. Quello che io ho detto a Bari l'altro ieri è esattamente quello che ho detto al Congresso Nazionale dell'ANPI il 24 marzo di quest'anno, dove sostanzialmente c'erano tanti concetti, ma i concetti più importanti erano la condanna senza se e senza ma dell'invasione, che peraltro abbiamo pronunciato il 24 febbraio, a poche ore dall'invasione. Il riconoscimento obiettivo del fatto che davanti a un'invasione è naturale ed è giusto e legittimo giuridicamente che ci stia una resistenza, e la necessità che si operi in tutti i modi per aprire un tavolo di trattativa per la pace. Non c'è nessuna differenza fra quello che ho detto l'altro ieri, quello che ho detto il 24 marzo al Congresso Nazionale e quello che abbiamo detto il 24 febbraio, poche ore dopo l'invasione. Chi cerca queste differenze inventa, perché non è così.